Presso il carcere di Spini di Gardolo servono più investimenti per lavoro, struttura e personale. Lo rileva nella propria relazione sull'attività del 2017, presentata recentemente alla stampa, la garante dei detenuti della provincia di Trento, Antonia Menghini. La casa circondariale, costruita nel 2010 dalla provincia, comincia già a mostrare i segni del tempo e i costi di manutenzione ordinaria a carico dello Stato tardano ad arrivare. Se è vero che l'investimento iniziale, come ben sottolineava lei, frutto dell'accordo tra Provincia Autonoma e Ministero, è stata appunto spesa coperta dalla provincia, ora per la manutenzione evidentemente è competente Roma. E quindi effettivamente, essendo questa una struttura estremamente moderna, ha dei costi di manutenzione ordinaria che non sono quelli degli edifici classici, e quindi ci sarebbe la necessità di avere un contributo che purtroppo fatica ad arrivare, tanto che a distanza di 8 anni dalla costruzione dell'edificio già cominciano a registrarsi i primi, diciamo, cedimenti strutturali, non in senso letterale, ma comunque le prime difficoltà, le prime evidenze a livello di pannelli, battiscopa, infiltrazione d'acqua, e quindi io penso che sia molto importante che arrivi una risposta sollecita da Roma in questo senso, perché questa è una struttura che va mantenuta al meglio per poter poi continuare ad offrire i propri spazi per tutta l'area trattamentale e rieducativa. Accanto ai problemi strutturali, Menghini ha messo in evidenza quelli che riguardano l'organico, il numero dei 150 agenti di polizia penitenziaria, commisurato sui 214 detenuti previsti al momento dell'inaugurazione del carcere, appare decisamente sottodimensionato. Oggi i detenuti sono ben 315 e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in seguito alla crisi di spazi che riguarda un po' tutte le carceri italiane, ha portato la capienza massima del carcere di Trento a quota 418. 315 detenuti, tra i quali 21 donne e 220 stranieri, per la maggior parte tunisini, marocchini, albanesi, nigeriani e rumeni. La componente straniera, oscillante tra il 70 e il 73%, è tra le più alte negli istituti penitenziari d'Italia. Il personale è in sofferenza, un po' tutto il personale, la polizia penitenziaria, soprattutto gli educatori, presentano in effetti, già rispetto a questa programmazione organica che era tarata sulla vecchia capienza, una sofferenza reale. Bisogna continuare, ma questo so che è già stato fatto nelle sedi istituzionali, continuare a chiedere che questi numeri vengano adeguatamente rivisti e soprattutto che a questi numeri rivisti poi consegua anche l'arrivo di nuove unità, che siano queste di polizia penitenziaria e anche per l'area educativa, perché come ho sottolineato durante la mia relazione, penso che gli educatori in prima battuta, e questo evidentemente è scontato perché è la loro mission principale, ma anche la polizia penitenziaria, che appunto ha una funzione non solo di sicurezza contenitiva ma anche dovrebbe contribuire alla rieducazione in se stessa, deve essere messa nelle condizioni di poter operare anche in questo modo. E penso che una miglior tutela dei diritti dei detenuti passi necessariamente anche attraverso la tutela delle persone che lavorano all'interno della struttura della casa circondariale. Accanto alle problematicità, occorre spezzare però una lancia per le attività di lavoro e scuola. Sono infatti numerose le ore di lavoro prestate dai detenuti, così come i corsi scolastici che riescono a frequentare. Sicuramente la scuola è un punto di forza e mi sento di assolutamente sostenerlo, e anzi ringrazio tutti gli insegnanti che forniscono la propria opera all'interno della casa circondariale di Spini. Sul lavoro molto si è fatto, si è registrato un positivo e un significativo miglioramento delle posizioni lavorative, quindi della possibilità di coinvolgere un maggior numero di detenuti nei vari turni. È chiaro che è questo l'ambito su cui ancora di più bisogna investire, perché questa può essere davvero la chiave di volta, e nell'ottica di una corretta rieducazione che si svolge all'interno della struttura carceraria, ma anche in un'ottica di reinserimento poi in società, perché è chiaro che poter evidentemente avere un'adeguata preparazione professionale e quindi la capacità di svolgere poi un'attività lavorativa trova una sua ricaduta evidentemente in termini occupazionali poi, una volta che la persona viene rimessa in libertà,
ed è il viatico per non delinquere più e evidentemente potersi reinserire sul tessuto sociale.